Maurizio Serboli, Greengrass al lavoro, questa volta sull'impianto sportivo delle Caselle. Tanto insomma la mole di lavoro che dovrete fare su questo impianto per permettere alla prima squadra insomma poi di tornare qui ad allenarsi. Sì, esatto, la mole è importante, più che altro è il rifacimento dei piani, perché purtroppo noi professionisti non possiamo tenere le monte che ci sono attuali, le mezzadrie. Abbiamo delle pendenze molto importanti che dobbiamo ridistribuire su tutto il campo per poter poi far allenare la squadra in maniera giusta. Infatti vediamo già oggi gli operai, i mezzi al lavoro. Per quanto andrà avanti questo tipo di intervento? Questo tipo di intervento, che è la lamatura, quindi la ricostruzione dei piani, durerà circa 5 giorni lavorativi, ricostruendo proprio completamente le falde. Per quanto riguarda questo campo, che vediamo anche alle sue spalle, è il campo principale, no, di questo impianto sportivo. Sarà possibile, si parla entro settembre, no, di poterlo dare alla prima squadra per il lavoro? È fattibile oppure gli interventi e che tipo di interventi andrete a fare sposteranno questa data? Ma diciamo che abbiamo progettato un campo misto tra un tipo di gramigna specifica per il gioco del calcio per poterlo usufruire da marzo a ottobre in maniera intensiva e ci abbiamo allacciato una manutenzione invernale per poi poter ricreare verde sportivo al momento che la gramigna va in regresso. Quindi diciamo che il campo che stiamo costruendo è un campo tecnologico con un'alta possibilità di calpestio adatto poi al gioco dei professionisti. Che tipo di tappeto erboso andrete a realizzare? Andremo a realizzare un tappeto erboso misto tra gramigna, una gramigna specifica da gioco del calcio e un prato invernale, la stessa tecnica che utilizziamo all'Olimpico. Come viene fatto? Al momento che abbiamo livellato il terreno e fatto l'impianto di irrigazione, verranno messe queste micro plugs, piccole piantine distribuite nel campo, interrate e irrigato, in modo tale da dare alla gramigna il suo spazio e il suo tempo per potersi costituire, creando dei rizomi importanti nel sottosuolo e poter aprire subito il campo all'Arezzo Calcio nel mese di agosto o i primi giorni di settembre. Subito dopo, nel periodo di settembre-ottobre, quando la gramigna andrà in regresso, saranno effettuati dei cicli specifici di semina per poter garantire sempre tappeto erboso per tutto il periodo invernale.